Amici, grazie a tutti voi. Mi spiace essere in collegamento online, ma i miei figli sono risultati positivi e quindi io sono in quarantena. Spero ancora per poche ore. Un ringraziamento a Gigi, veramente, e a tutti gli amici della Camera Amministrativa, del direttivo della Camera Amministrativa, per questa celebrazione congiunta di due anniversari molto importanti. È una celebrazione in realtà che, come hanno chiarito anche gli amici che sono intervenuti prima di me, è una festa di una comunità. E io credo che ognuno di noi senta di far parte di una comunità, avverta su di sé l'orgoglio di far parte di questa comunità e riconosca nella storia di questa comunità una parte della propria storia personale. Questo senso di comunità che riguarda ovviamente coloro che operano sul territorio, nell'ambito della giustizia amministrativa, riguarda ovviamente gli avvocati, i magistrati, il personale dirigente, i funzionari del sistema giustizia amministrativa. E celebrare questa comunità e festeggiare questa comunità è un fatto estremamente positivo. Lo fa la Camera molto bene, l'ha fatto sin da che è stato possibile anche il Presidente Scafuri nelle celebrazioni del Natale. Devo dire che questo senso di comunità per me ha significato anche rivedere con tanto affetto il presidente Allegretta. È stato già ricordato che lui iniziò come segretario generale del TAR e devo dire che ha accompagnato la nostra crescita. Chi lo ha incontrato come segretario generale, io non tra questi, ma come consigliere e poi come presidente, diciamo, sino agli anni in cui ci ha visto crescere, ci ha visto raggiungere la maturità, la mia almeno sotto il profilo anagrafico, ovviamente. Quando ho pensato stamane a cosa dire in pochi minuti, mi sono ricordato di un volume molto bello, molto affascinante, che ha fatto parte del corredo dei manuali di coloro che nella mia generazione hanno studiato giurisprudenza a Bari. Non lo prendevo in mano da 40 anni. E questo volume è un volume di Franco Cipriani, si chiama Il regolamento di giurisdizione. Questo libro l'ho riletto oggi, alcune pagine mi ha emozionato perché questo libro parte dal 1865, parla della disputa tra Stanislao Mancini e Giuseppe Mantellini. Mi sembra estremamente calzante ricordare quella disputa, così come riguardare anche da dove siamo partiti nello Stato preunitario, per capire che cosa è successo in questi 50 anni rispetto ai primi 150 anni di giustizia amministrativa. E questo libro, io non lo ricordavo, ha una frase nel suo frontespizio, una citazione, che Franco volle riproporre, ed è una citazione che è stata tratta a sua volta dalla monografia di Mantellini del 1877. Amici, questa è una citazione in latino: nulli negabimus, nulli differemus justitia. Non negheremo, non differiremo la giustizia. È l'articolo 40 della Magna Carta, un testo che risale al XIII secolo, all'incirca all'anno 1200. E credo che oggi, anche in relazione alle riflessioni che sono state operate da chi mi ha preceduto, sia veramente più che attuale. E cosa è successo in questo scorcio temporale dal 1865, dalle leggi di abrogazione dalle leggi di riunificazione, quindi da quella sull'abrogazione del contenzioso amministrativo? Beh, devo dire, senza voler ripercorrere quella polemica che vide questi illustri giuristi in quegli anni, devo dire che in questi 50 anni, dall'istituzione d'età, la tutela della sfera giuridica del cittadino rispetto al pubblico potere si è incredibilmente accresciuta in maniera esponenziale rispetto a quella che è stata l'evoluzione giurisprudenziale e normativa della prima parte della storia amministrativa. E questo si deve certamente non solo all'evoluzione della società, dal 1974, quando poi entrarono in pensione i TAR, ad oggi è cambiata, la società è cambiata in maniera incredibile, ma è cambiato anche il sistema di giustizia amministrativa e si è elevato il grado della tutela. È stato ricordato qui l'importanza della giurisprudenza pretoria, è stato ricordato qui a Bamonte. Io ricordo che, ad esempio,
l'impugnabilità delle ordinanze cautelari è stata stabilita da un'adunanza plenaria del 1978, mi sembra di ricordare, sul ricorso proprio di Abbamonte. E qui la Corte Forense ha dato il suo contributo notevolissimo perché un giudice si pronunciasse sull'appellabilità delle ordinanze cautelari, che non erano previste e nemmeno disciplinate dalla normativa processuale dell'epoca, ci voleva un avvocato che decidesse, e che avvocato direi, che decidesse che valesse la pena operare in una maniera magari azzardata, ma nella consapevolezza di operare in linea a quelli che sono i principi che governano l'ordinamento. Ma non solo quella, ricordo anche una giurisprudenza innovativa di alcuni TAR che però non fu quella sede, come dire, avvallata dal Consiglio di Stato sulla tutela ante causa, che poi trovò disciplina con l'introduzione del codice del processo amministrativo, o ancora la disapplicazione di una norma che all'incirca qualche anno fa introdusse l'obbligo di una cauzione per discutere una cautelare. Ecco, ho citato tre esempi, ma guarda caso, me ne accorgo solo ora, sono tutti esempi di una giurisprudenza pretoria che si è consolidata nella fase cautelare, a conferma della circostanza, già dedotta da alcuni di voi, che la fase cautelare è fondamentale per l'effettività della tutela. Questo salto in avanti incredibile della tutela nei confronti delle posizioni giuridiche soggettive del cittadino rispetto al pubblico potere è andato di pari passo anche con l'evoluzione normativa e soprattutto con quella grande legge. Andrebbe fatta ora di nuovo un'altra celebrazione per il 31° anniversario dell'entrata in vigore della legge 241, che in una capacità elastica incredibile di accentrare nel proprio corpo normativo tutte quelle che sono state le evoluzioni in senso positivo che sono registrate, andrebbe celebrato. È un'evoluzione ancora in atto. Si è parlato prima, ne parlava il consigliere Lenga, del fatto che il giudice amministrativo ora stia esplorando territori che sino a qualche tempo fa erano ancora inesplorati, sin quasi a lambire i confini della riserva dell'amministrazione, in una ricerca di tutela che non si esaurisce mai, ma che certamente ha registrato dei passi in avanti assolutamente notevoli. Se quindi questo bilancio è positivo, ma non ci consente di dormire sugli allori, ecco che la nostra comunità, quella più ampia, deve fare fronte comune rispetto ai tentativi di delegittimazione che contro questo processo continuamente vengono proposti o da soggetti in malafede che esprimono le loro opinioni per motivazioni esclusivamente politiche, o da chi scrive senza sapere, perché parlare ancora oggi, divulgare ancora oggi la favola che il processo amministrativo, il giudice amministrativo blocca gli appalti, che il sistema Italia non va avanti per la giustizia amministrativa, è una truffa perpetrata ai danni di chi non è in grado di apprendere o di difendersi da questo tentativo. E devo dire anche che questa declinazione, non vorrei che avendo raggiunto un certo livello l'effettività della tutela incomincia a declinare, perché questo modello ex po che ogni tanto viene riproposto della serie non fermiamo le gare, magari poi paghiamo, non va bene, perché questo fa venir meno quel principio dell'effettività, si traduce in una minore efficienza dell'azione amministrativa, perché l'azione amministrativa risulta efficiente anche per la guida della giurisprudenza. Se viene meno questo ruolo che la giurisprudenza svolge indirettamente, volto al conseguimento di una maggiore efficienza e legittimità dell'azione amministrativa, e qui crolla di nuovo tutto il sistema. E allora su questo bisogna fare un fronte comune e bisogna gridare ancora più forte, come anche il tema della giustizia amministrativa. La circostanza che è stata riferita di un'insensibilità della politica a questo tema, e così come anche dalla voglia di spuntare le armi al processo, e qui, scusate, il vero problema in Italia, se parliamo di un problema di giustizia in disparte quella penale, è la giustizia civile. 10 anni, anche la giustizia dinanzi dei processi del Tribunale delle Imprese ha dei tempi lunghissimi. Il nostro processo, soprattutto quello sugli appalti, è un processo che funziona, dobbiamo andare avanti, non dobbiamo tornare indietro. E allora ritornano quelle parole che furono scritte 7 secoli fa: non neghiamo giustizia, non la differiamo, soprattutto non la tramutiamo,
perché spostare il modello ex post significa tramutare, mutare la giustizia da effettiva invece a equivalente. Non va bene così, e su questo credo che saremo tutti quanti d'accordo. Amici, buona cena a tutti quanti. Grazie Emilio.